Celebriamo Santa Lucia, questa ragazza che già dal nome sprigiona luce, ottimismo, coraggio. Tutta questa forza, questa ragazza, l'ha attinta dall'amore al Signore. L'ha scelto, tra virgolette, come lo sposo, come il tutto. E ha testimoniato questo amore alla grande, servendo le persone bisognose e poi col martirio. Ci rechiamo questa volta dalla cattedrale nella vicina chiesa di Santa Lucia, sta via Tirino, sempre qui a Pescara, e ci aiuterà a approfondire un po' la vita di questa Vergine Martire, Don Enrico, il parroco di questa parrocchia. Qui siamo dinanzi alla statua di Santa Lucia e ci troviamo nella parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire qui a Pescara in via Tirino. Santa Lucia è una santa martire del III secolo ed è una santa molto conosciuta. Durante le persecuzioni di Diocleziano subì il martirio nella città di Siracusa, dove era nata e dove giovanissima si dedicava al servizio dei poveri e alla vita santa. Era una giovane bellissima. Lucia sta proprio ad indicare la luminosità, la bellezza ed esprime anche l'amore per Gesù Cristo. Questa santa apparteneva ad una famiglia nobile. I suoi genitori volevano sposarla ad un gentiluomo, ma lei si rifiutò. Durante le persecuzioni di Diocleziano, tra il 284 e il 305 d.C., Diocleziano scatenò contro i cristiani la persecuzione più terribile di tutto il periodo. E Lucia, con la sua famiglia, fu presa durante le persecuzioni e fu condannata a morte. La sua morte, come vedete, è qui nell'immagine, c'è un piccolo vassoio con sopra i suoi occhi. Le leggende sono diverse. Alcuni dicono che lo stesso prefetto Pascasio si invaghì della bellezza di Lucia e la voleva sposare. E ai suoi continui rifiuti ordinò che le fossero cavati gli occhi e quindi fu sfregiata. Altri danno delle interpretazioni diverse, ma le leggende sulla vita di Lucia sono tante e diverse. È una santa attuale perché ci richiama l'amore verso i poveri, l'attenzione al martirio, quindi alla testimonianza di Gesù. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine Martire Lucia. Perché noi, che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Amen. Dopo aver invocato la presenza di Santa Lucia nella nostra vita, io vi do la benedizione che sia per tutti voi di consolazione in questo particolare momento. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione
di Santa Lucia, Vergine e Martire, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.